importante anche il vostro posizionamento, cioè caricate sempre sulle vostre gambe, altrimenti la schiena ovviamente ne può risentire, la vostra schiena. A queste manovre può far seguito ovviamente la percussione. Questa è la vibro percussione. Ovviamente quella a fendente. La manovra a fendente è questa, dovete sentire battere le dita in questo modo, ok? Torniamo alla frizione. Stiamo limitando ovviamente alla regione della coscia posteriore. La vibrazione può essere fatta in questo modo. Sollevate la gamba e facciamo uno scuotimento, una vibrazione per scuotimento. Vedete? Alternate le manovre tra di loro, massaggio della coscia da un punto di vista didattico, adesso lavoriamo sulla coscia, ma in realtà ovviamente noi lavoreremo tutto l'arto inferiore, che non possiamo suddividerlo in modo anatomico. La durata complessiva può essere tra i 5-10 minuti a seconda del tipo di trattamento che dovete effettuare. Ovviamente il massaggio si conclude con uno sfioramento leggero a chiudere in questo modo. Il distacco è sempre molto molto delicato.